Il comunismo è un regime di fame e di sangue basato sulla menzogna e sul terrore. È una disorganizzazione organizzata in modo più perfetto e non è altro che la personificazione della degenerazione umana. Allora, come li chiamate? Don Simone Giovanni. Si è nato a? 8 marzo 1927. Dove? A Scutari, dell'Albania. Ma dove hai studiato? Il liceo l'ho finito presso i padri gesuiti, nel seminario dei padri gesuiti italiani a Scuola. Il resto sono autodidatta. Quando sei stato ordinato sacerdote? Nel 1957, in mezzo al terrore. Perché hai avuto il terrore? Perché ne eravamo occupati dal 1944 dal regime comunista ATO. Quando era giovane, ha vissuto anche la parte dell'occupazione da parte dell'Italia? Eh sì, mi ricordo, avevo 9 anni quando gli eserciti musulmani sono entrati in Albania nel 1939. Cosa fecero le truppe italiane? Se Mussolini per voi è stato un dittatore perché ha rovinato l'Italia moralmente, materialmente, politicamente, eccetera, per l'Albania, il paese più arretrato dell'Europa, è stato un benefattore perché ha portato il benessere morale, spirituale, culturale, economico. E si è, secondo voi, va a accattivarsi dei musulmani che rappresentano la maggioranza in Albania, ha costruito addirittura delle moschee, costruito ponti, strade, scuole, ospedali, strutture, sottostrutture. Era Mussolini a dare all'Albania all'Albania ottomana una visione mia europea. Mussolini però parlava dell'Albania come un paese con una cultura, una razza inferiore. No, l'Albania è un paese musulmano e come dappertutto i musulmani rappresentano l'arretratezza. È naturale che grazie ai musulmani l'Albania è ancora oggi il paese più arretrato dell'Europa e dei Balcani. In quale anno poi cominciò la popolazione comunista? 1944. Quando fu ordinato sacerdote? Nel 1956. Sì. Poi cominciò direttamente a fare il parroco? Sì, sono venuto proprio qui, dove siete venuti voi, a trovarmi con Don Fausto. E qui sono stato nominato parroco in mezzo al terrore quando il Bergoglio uccideva i sacerdoti. E io sono venuto qui sacerdote per sostituire i sacerdoti che venivano uccisi dal regime comunista. E ho cominciato a costruire, così come avete trovato la mia parrocchia di Calibas, un cantiere, così anch'io in mezzo al terrore io ho incominciato a costruire. Quando è entrato il dittatore rovinava le chiese. Quanti sacerdoti sono stati uccisi dal regime? Circa su un totale di 200 sacerdoti sono stati fatti morire 100. E ci sono stati commissari anche alcuni vescovi? Sì, anche vescovi, 5 vescovi. Ricorda l'episodio, quando l'episodio dell'arresto? Oh, no, l'arresto in Albania era una cosa normale, siccome tutti sparavano contro il regime, perché i musulmani ripetevano quella frase di Dante Alighieri, non c'è maggior dolore che nella miseria ricordarsi dei tempi felici, si ricordavano dei tempi felici mussoliniani, e il comunismo aveva rovinato tutto, aveva rovesciato tutto il benessere morale, culturale, economico, politico che aveva stabilito Mussolini. Allora i poveri musulmani che rappresentano la maggioranza, anche le altre confessioni, compiangevano, ripetevano la famosa frase di Dante Alighieri, non c'è maggior dolore che nella miseria ricordarsi dei tempi felici. Non poteva, siccome sapeva che l'avrebbero arrestato prima o poi, non poteva
scappare, con le montagne? No, no, non volevo fare San Pietro. San Pietro, stanco dalle persecuzioni a Roma, allora è fuggito. E mentre passava per la via Appia ha incontrato Gesù con la croce sulle spalle e gli ha domandato: Quo vadis Domine? Dove vai, Signore? Allora Gesù gli ha risposto: Vado a crocifiggermi un'altra volta per te, siccome tu sei pauroso. E allora San Pietro è stato toccato nel cuore da questa risposta di Gesù, è ritornato a Roma, ha continuato il suo apostolato in mezzo al terrore, come ho continuato anch'io, perché è un sacerdote che lascia il gregge, è un soldato desertore. Noi dobbiamo morire con il popolo. Quali sono state le difficoltà più dure? Ma le difficoltà più dure? In carcere. Ah sì, in carcere sono state la maggior sofferenza è stata dai prigionieri, perché la maggioranza erano piegati, erano divenuti spie nelle grandi torture che c'erano là. Cioè, vivevamo in una camera 8 metri a 4, 36 persone su un pavimento cimentato, stretti come le sardine nella scatoletta. La stessa camera era dormitorio, refettorio, sala da bagno, sala da lettura, una peggiore una spusa, un fracasso invernale, una peggiore destinata a rovinare tutti i valori umani, dignità, personalità. E poi voi potete immaginare come i poveri prigionieri si picchiavano dalla vita chiusa, veniva rovinato il sistema nervoso, veniva rovinato il loro sistema nervoso. Sedete. È una prigione destinata a rovinare tutti i valori umani, dignità, personalità, fisico. Voi potete immaginare quando veniva rovinato il sistema nervoso dei poveri prigionieri che si picchiavano, si insanguinavano, giocavano giochi d'azzardo, qualcuno impazziva dalla vita sempre chiusa e veniva portato alla psichiatria dove si stava peggio. Dato che in psichiatria per tenere fermi per il letto gli causavano delle piaghe artificialmente e qualcuno riusciva a fare il suicidio degli infariati della finestra per dare fine alle sofferenze di civili. E se volete sapere come ho affrontato questa sofferenza, è stata la preghiera che mi ha sostenuto forte, perché la preghiera era la nostra arma. Domandatevi sarà dato, picchiatevi sarà aperto, e voi sapete che come noi abbiamo visto crollare il muro di Berlino, la cortina di ferro che l'impero comunista di Cremlino l'abbiamo fatto crollare attraverso la preghiera, così i nostri antenati 6.000 anni fa hanno visto crollare il muro di Gerico con le preghiere, con le trombe. E la preghiera è l'unica nostra arma. E poi ho letto molto, ho letto molti libri di cultura mondiale. Avevamo la possibilità di tenere clandestinamente Bibbia, di Rizzazione Cristi, Manzoni, Schenkevich, Tolstoi, Dostoevsky, Vittor Hugo, Chateaubriand, storia della Chiesa, storia della filosofia, storia dell'arte, storia civile, storia della diplomazia e molti libri di fama mondiale, libri di cultura. Quello che ha fatto più impressione, che ha dato più coraggio, è stato il vostro Manzoni, I Promessi Sposi, perché I Promessi Sposi di Manzoni non sono altro che una sinfonia paradisiaca del trionfo del bene sopra il male. Se voi l'avete letta, quando viene raccontata la vicina si ha l'impressione che tutto va a rovescio, che il male sta trionfando. Invece, però, in quel momento, quando la vicina viene rapita dall'illuminato, le preghiere di vicina portano la conversione dell'illuminato, che è uno dei episodi più risalenti di questo libro di fama mondiale.
E poi davo delle lezioni ai miei disgraziati che erano con me, disgraziati con me, nella prigione di giovani che volevano passare il tempo studiando l'italiano, il francese, l'inglese, greco, eccetera, e poi storia, filosofia. E io davo ogni giorno, al mattino pregavo e dicevo per me. Al pomeriggio, il pomeriggio l'ho passato sempre dando le lezioni agli altri, ma i miei allievi erano obbligati a dire, a recitare una preghiera inizialmente, e la preghiera era questa qui, quella che è la definizione del comunismo che io ho aperto questa intervista, e poi era la preghiera finale che io gli obbligavo a recitare questa preghiera finale, perché siccome gli albanesi vivevano con la nostalgia dei tempi mussoliniani, allora la stampa comunista ogni giorno pubblicava un articolo contro l'Italia, allora anche la lingua italiana è stata cacciata via dai programmi scolastici, allora io gli obbligavo a recitare questa preghiera, cioè l'Italia, il paese, l'Italia è il giardino dell'Europa, perché là si trovano il 65% degli opere d'arte mondiale e là si parla la lingua degli uccelli. Naturalmente i poliziotti mi rimproveravano, mi insultavano, qualche volta mi mettevano anche al cielo, mi castigavano. Prima di tutto, se tornavate un attimo indietro e ci facevate capire un attimo la vostra esperienza di parroco prima dell'occupazione comunista. Ah, sì, sì. E poi una seconda domanda. Se durante i 26 anni di carcere hai avuto un anno di debolezza? Scusa un attimo, parroco, io volevo domandare, prima dell'esperienza del parroco, una cosa ancora antecedente che forse non sa nessuno, la vostra vocazione com'è maturata? Guarda, la mia vocazione, siccome io ero uno dei gesuiti, l'esempio dei migliori attira i piccoli e i maggiori. L'esempio, l'educazione religiosa che mi hanno dato i gesuiti ha fatto sì che nascesse nel mio cuore la vocazione. Quindi è maturato, diciamo, in un ambiente medicale, libero, religioso, sì. Prima dell'occupazione. Adesso l'esperienza è un attimo da parroco, e se da parroco prima dell'occupazione, e se ha avuto momenti di debolezza durante il regime carcerario. Sì, questa domanda è la seconda, la tengo a mente perché lo posso dimenticare. Sì, sì. Allora, quell'esperienza da parroco qui, ecco. Quando ho finito il servizio obbligatorio in Italia nel 1950, mi sono presentato davanti al mio vescovo Ciovani, il quale è morto perché è stato fatto morire i nostri figli dei comunisti, e gli ho chiesto di ordinarmi sacerdote perché avevo finito il servizio militare obbligatorio. Il mio vescovo mi ha risposto che avrei molto bisogno di ordinarmi, ma siccome noi siamo discriminati dal regime comunista non posso ordinarti, avrei molto bisogno, perché finora, l'anno 50, finora sono stati fucilati 15 sacerdoti, altri 3 che si trovano nelle prigioni nel campo di concentramento, ma non posso ordinarti senza il permesso del ministero del culto, ma devi aspettare. Allora io ho dovuto aspettare un po', cioè 6 anni, 7 anni. In questo frattempo ho fatto il maggiore, anche sono stato membro dell'equipe del football nazionale degli scuoteri, e eravamo a scuotere 5 o 6 giovanotti che avevamo conservato la nostra vocazione, e ogni sera ci radunavamo ora in una casa, ora in un'altra, a studiare un po' di filosofia e teologia nella speranza di essere ordinati all'indomani per sostituire i preti che venivano a mancare ogni giorno.
E finalmente nel 1957 mi è arrivato il permesso del Ministero dei Culti a essere ordinato. Voi potete immaginare come è stata piena la cattedrale di Scuti che voi avete visto a Scutari, a vedere un giovane che veniva ordinato sacerdote in mezzo al terrore, in un tempo quando i sacerdoti venivano fucilati. E allora il vescovo mi ha portato qui, proprio qui dove siete arrivati voi a vedere, qui a Mildita, e mi aveva raccomandato di non predicare perché noi siamo chiamati della Santa Sede la Chiesa in silenzio, tu devi solo somministrare i sacramenti, perché altrimenti sarai arrestato subito se incominciare a predicare. Ma io, siccome avevo mio fratello Don Lazzaro, che è martire, in prigione, io predicavo ogni giorno, celebravo ogni giorno e non volevo sapere che l'esistenza del regime comunista. E per questo mio atteggiamento nella parrocchia, naturalmente, venivo invitato spesso volte davanti alla polizia a rendere conto del mio apostolato. E una sera un gruppo di comunisti è arrivato nella mia canonica con una pistoletta per intimidirmi. Io gli ho detto: aspettate qui che vado a chiamare il popolo, vado a suonare. E quando ho suonato ho sentito il popolo, il suono delle campane, era quasi mezzanotte, e sono arrivati a vedere cosa succedeva con il loro parroco, ma i comunisti si erano spariti. E così, in mezzo alla persecuzione, ho reagito come se fosse il tempo della pace. Come voi in Italia, questo atteggiamento ho tenuto anch'io, ma voi non avevate la persecuzione. Invece io, in mezzo alla persecuzione, io ho continuato il mio apostolato come se non ci fosse il comunismo. Gli altri sacerdoti, gli albanesi, si comportavano? Come me non si è comportato nessuno. Ci sono stati momenti di debolezza durante il carcere? Durante il mio carcere io non ho avuto, non ho tentazioni, noi abbiamo tutti, di ogni genere, ma io non ho ceduto mai davanti alle tentazioni, non ho dato neanche l'unico piccolo segno, più piccolo segno di piegamento, come disgraziatamente sono piegati migliaia e migliaia e migliaia, perché è stata la preghiera a tenermi forte. Dopo questi 27 anni di prigionia, qual è stata la prima cosa che ha fatto appena uscito di prigionia? La prima cosa che ho fatto era a realizzare i progetti delle mie prigioni, cioè dare al popolo albanese le libertà religiose che sono a base di tutte le altre religioni. E sono stato io a organizzare 50.000 cattolici di Shkodra che hanno preso parte nel 1990 nella prima messa, in mezzo al terrore, e con questa messa pubblica in mezzo al terrore abbiamo obbligato il clan a dare questa libertà che abbiamo oggi. Abbiamo fatto una sfida come Davide a Golia. Così abbiamo risparmiato la fatica anche alla Santa Sede di non fare le modalità sulle libertà religiose con il clan tirano. Gli emissari della Santa Sede sono arrivati qui liberamente, avevamo già acquistato noi le libertà, e noi altri cattolici siamo stati a dare la libertà religiosa anche ai musulmani, anche agli ortodossi. Come avete vissuto? Chi l'avete dato per organizzare questa... Il Signore, Don Simone e 50.000 semplici, non quelli con diploma, non quelli con mansioni particolari, con salari alti, no, la classe media. Io ho potuto organizzare solo la classe media, che è la maggioranza, che è la miglior parte
E per questo, per aver dato alla Canazione le libertà religiose e politiche, naturalmente, sono stato invitato all'Università di San Francisco, dove mi hanno conferito il diploma honoris causa. Come avete vissuto dal carcere tutti i cambiamenti che nell'area ex sovietica si stavano verificando, visto che voi siete stato l'ultimo paese a uscire dall'area dalla zona di influenza comunista? Però i cambiamenti, il muro di Berlino, la rivoluzione giovanile, come li avete vissuti voi dal carcere, se li avete vissuti? Io non, come arrivato? Per me è l'intelligenza albanese vive sotto la psicosi della schiavitù. Io, che io non la conosco, nel mio cervello, nel mio cuore non esiste questa nozione psicosi della schiavitù. Io anche in prigione cercavo di organizzare, fare anche la qualcosa, ma non ho potuto, non mi ha obbedito nessuno. Appena uscito, fuori c'era un po' di libertà. Ho potuto organizzare naturalmente, ed ero incoraggiato anche dalla persona, ma io non ho avuto mai paura del regime comunista, perché sapevo, anche se mi uccidessero, io ero sicuro che dopo la morte gli ideali cristiani verrebbero a trionfare lo stesso. Le difficoltà che incontrate con il maggiorismo? Ma difficoltà, la vita è piena di difficoltà, dappertutto si trova l'uomo, prima di tutto è tentato, tutti abbiamo i nostri amici, i nostri nemici, ma il Signore che ci ha creati, che pensa per gli uccelli dell'aria, per i fiori dei campi, pensa anche per l'uomo che l'ha creato a sua immagine. Per me non sono state mai difficoltà insormontabili, perché io ho avuto sempre una fede, ho pregato sempre. Io al mattino mi dispiace molto che la maggioranza non hanno il tenore mio di vita. Io mi alzo sempre alle 3:30, alle 4, appena mi si aprono gli occhi, faccio sentire le cose, finisco tutte le mie cose spirituali e ho visto, per mia esperienza, che durante il giorno io realizzo più, molto di più cose che avevo in progetto. Questa è una mia esperienza. Io ho realizzato più di quello che ho progettato sempre, grazie alla preghiera. Progetti quali erano? Ma progetti erano di ricostruire la Chiesa. Prima di tutto dare libertà religiosa alla nazione, con l'aiuto di Dio. Io sono riuscito a dare la libertà alla nazione albanese. E adesso i miei progetti sono di costruire le strutture della Chiesa, perché senza una canonica, senza una Chiesa non si può fare niente. Ecco i miei progetti. Che stanno, voi vedete qui un cantiere. E non è una cosa piccola, è come il Vaticano. I rapporti attuali con il clero? Oh, io sono in buoni termini con tutti quanti, appunto perché io sono in buoni termini con il nunzio, che è il numero il rappresentante della Santa Sede. Io ho portato, la prima sera ho portato il fatto dell'arcivescovo di Scuderi, che è il primato di tutta la cattolicità albanese, ha voluto montare là, dormire là. E poi l'ho portato a diventare il nunzio, che è il numero, il rappresentante della Santa Sede, col quale io sono in buonissimi termini, perché abbiamo la sincerità fra loro. Ci guardiamo negli occhi senza retroschiene, senza pregiudizi. Qualcuno ha contestato, secondo di essere un po' ribelle. Cioè, durante il periodo del comunismo, del regime. Qualcuno ha contestato qualche accusatore il vostro modo di essere ribelle? Ma naturalmente, durante il comunismo io ero rimproverato dai miei sacerdoti, perché io costruivo le chiese e loro stavano passivi. Io ho fatto sempre una resistenza attiva, sempre. E naturalmente loro mi rimproveravano, perché mi dicevano non creare precedenti.
perché andavo in popolo a dirvi perché non costringete anche voi come Don Simone. Torniamo un po' indietro, allora lei ha fatto 27 anni di carcere, ma senza un processo. 9 processi, sono stato condannato 9 volte dentro nella peggiore carcere. Sì. Ma questo è un processo regolare, c'è cioè un avvocato, tutto sopra. No, che, ma il comunismo non ha leggi, stato senza leggi, senza consuetudine, senza usanza. In carcere, due notizie su di lei oppure su altri carcerati. Sono stati commessi degli abusi, sono stati picchiati. Di tortura. Per favore parlate ad altri come me. Altrimenti non capisco niente. Durante il carcere è stato. Parola per parola. Durante il carcere è stato torturato oppure altri nel carcere. Ah sì, io ho visto morire 500 miei compagni di sventura e che sono stati fatti morire anche con meno tortura. Ma io, grazie a Dio, era la forza morale. Avete letto quello che guarda tanto Marco? Prestat fides supplemento sensum defectui. Laddove cessano le forze fisiche, suppliscono le forze morali della religione. Io ho avuto una grande fede, ce l'ho ancora oggi, e poi una costituzione erculea, perché sono stato futbolista. Ho visto morire 500 con di meno tortura e io sono meravigliosamente forse. Il Signore voleva custodirmi per i gravimenti del 1990, che hanno scosso tutto il mondo, e io ho ogni giorno degli inviti da tutto il mondo perché vogliono vedermi, vogliono sapere come sono le scimmie albanesi, come hanno la quota, come hanno l'impegno. Ci sono stati detenuti che stavano con voi, vedendo la vostra forza, hanno trovato anche la forza per loro per andare avanti. Ah, io ho dato un buon esempio, perché le parole volano, l'esempio. Purtroppo io sono stato sempre solo, perché avevo paura. Anche oggi qui, in Albania, io sono l'unico dissidente particolare. Ci sono anche altri dissidenti, ma sono dissidenti passivi. Io sono un dissidente attivo. I comunisti che hanno ordinato funzionari del partito, che hanno fatto arrestare o che hanno fatto torturare degli altri sacerdoti, ora sono stati arrestati oppure sono scappati? No, sono al potere tutti quanti. No, non ha cambiato niente. Qui hanno cambiato soltanto il nome. Hanno fondato il cosiddetto pluripartitismo, i cui leader sono tutti ex membri della polizia segreta del Partito Comunista di Europa, incominciando dal presidente. Tutti comunisti, niente a cambiare. Ma sono stati costretti a darci queste libertà troppo relative perché non avevano pane. La Russia, la Serbia, la Cina avevano chiuso il rubinetto. Allora siete stati voi italiani a aprire il rubinetto e voi fate molto, voi no, lo Stato, io ho detto a tutte le personalità italiane che ho incontrato anche tante volte, non dovete dare niente, nessun aiuto al clan di Tirana, clan comunista, senza fare la democrazia. Siete voi a proteggere la dittatura di Tirana. I cattolici non sono rappresentati né al Parlamento né al Gabinetto. Che cosa di fatto manca ancora perché c'è la democrazia in Albania? Oh, manca la rappresentanza, non è un governo rappresentante. Ecco, che cosa è lo Stato giuridico? Manca assolutamente lo Stato giuridico. Lo Stato giuridico è un gruppo di cittadini, i più onesti, i più competenti, i più autorevoli, che rappresentano tutte le forze religiose, politiche, economiche e dove tutti dicono siamo uguali davanti alla legge. Questo è stato il giuridico, come è da oggi in Italia. Noi abbiamo un clan, un gruppo di scapestrati, immorali, ladroni, omosessuali, che ignoranti, che non rappresentano niente e continuano a spadroneggiare.
In contrapposizione a questo plano, in Albania si stanno formando dei movimenti, movimenti democratici. Ti ammazzano se vai là a ficare il naso nella polizia segreta, eccetera. Ti ammazzano. L'esercito, la polizia segreta che tengono il fuoco in una nazione, sono in piedi come prima. Vince ancora la legge marziale. Niente ha cambiato. Quindi, visto che è un dissidente, ha dei problemi anche. Ah sì, sono perseguitato, sì, ma non sono come San Pietro. Capra mia, voglio morire qui. Io sono perseguitato anche qui. La polizia segreta mi porta dei suoi agenti. Per esempio, quando sono arrivato qui, Don Gianni, un sacerdote di Udine, voleva vedere cosa ho fatto io, Don Gianni e altri sacerdoti stranieri, ci hanno fermati per strada, ci hanno minacciati, offesi, chi è questo qui, cosa vuole questo qui qua, cioè volevano danaro per perseguitarci, terrorizzarci. Anche oggi sono perseguitato, ma non bisogna cedere mai. Ci sono problemi nei rapporti tra lei e i preti missionari italiani? No, per me io non ho nessun problema, anzi io li ringrazio non soltanto gli italiani ma anche quelli del Kosovo, perché noi siamo 25 sacerdoti in agonia, io sono il più forte, e mentre loro sono la maggioranza, sono 90 a fare, loro stanno facendo tutto, io non ho nessun problema. Gli ringrazio. La gente del posto conosce, la gente diciamo di questo paese, di Calipaci, sì, della regione, conosce la vostra, diciamo, le vostre peripezie, conosce la vostra vita contro il regime, la condivide. Senta, io sono l'unico dissidente dell'Albania attivo. Ho scritto nei giornali, nella stampa cattolica, stampa politica, anche in America, Canada, Belgio, Francia, Olanda, Spagna, ho scritto, ho dato molte davanti al televisore svizzero, eccetera, eccetera, eccetera. Mi conoscono tutti come dissidente. Durante l'occupazione comunista, all'inizio della democrazia, lei pensa che la Santa Sede potesse fare qualcosa in più di quello che ha fatto? No. Noi abbiamo risparmiato alla Santa Sede le fatiche, le trattative sulle modalità con il governo comunista. Siamo stati noi a risparmiare le trattative, perché per venire la libertà religiosa qui doveva venire in segreto un emissario della Santa Sede, parlare in segreto con lui. La libertà religiosa, l'America, se non l'avrebbe scoperto Cristoforo Colombo, l'avrebbe scoperto un altro, ma il merito è di Cristoforo Colombo, che ha messo la sua testa in pericolo attraversando il cielo, non so dire niente. Così la libertà religiosa sarebbe arrivata in Albania, ma il merito è di 50.000 persone che ho organizzato io, mettendo la mia testa e 50.000 teste in pericolo. Qui consiste il merito della comunità cattolica. Per qualcuno dei vescovi, oppure dei sacerdoti uccisi dal regime, è stato cominciato il processo di beatificazione, saranno fatti santi? Sì, stanno prendendo note sul padre John Fassi, un missionario italiano. Ammazzato dal... Sì, da Gianluca Mise, che era mio professore. Chiudiamo con un giudizio sulla sua vita. No, chiudiamo sul presente. No, io vorrei... ci siano anche altre domande. Una frase che ho sentito dire spesso
era che la chiesa, la nostra chiesa era una santa, cattolica, apostolica, economica e anonima. Una breve spiegazione, breve però. Ma è facile. Cercate prima il regno di Dio e il resto vi sarà dato di aggiunta. Noi lavoriamo con il Signore e il Signore per aggiunta ci ha dato una buona economia, anche ci ha illuminato il cervello a trovare l'arma per proteggere questa civiltà e questa economia. In due parole. Io le volevo chiedere una cosa, voi siete stato ordinato prima nel Concilio Vaticano II, secondo, e ovviamente tutto questi 50 anni di dittatura non hanno fatto modernizzare la Chiesa secondo i dettami del Concilio. La Chiesa, la nostra Chiesa come fede, come religione è stata sempre forte. Naturalmente non abbiamo una religione meditativa, ma una religione primitiva è stata e sarà sempre. Riguardo al Concilio Vaticano II, io vi do la mia impressione. Quando nel 1946 i religiosi, i missionari stranieri sono stati cacciati via, tutti erano in odore di santità. Quando dopo 50 anni sono ritornati in Albania, tutti avevano odore di volgarità, banalità, mediocrità, grazie a questo Concilio Vaticano II. E siamo stati scandalizzati anche dalle signorine, dal costume che tengono nei loro uffici, eccetera, eccetera, che prima non esistevano. Abbiamo visto le scuole miste, ragazzi e ragazze insieme, nella scuola cattolica, dove succedono tutti quegli episodi drastici, drammatici, scandalosi, con pistolette, con coltelli, con aborti, con preservativi, eccetera. Questo è frutto del Concilio Vaticano II, per noi. Questo disordine non era prima, questo è venuto dopo il Concilio Vaticano II. Ma non pensa che sia più che altro per una secolarizzazione della società? Senza questo disordine che ha subito la Chiesa nel dopoguerra, io lo spiego, è completamente naturale. Perché il comunismo, se da noi ha rovinato le istituzioni e ha ucciso il quadro, il clero, da voi ha corrotto con soldi. Avete sentito Gorbaciov a Firenze durante l'intervista? Gli hanno strappato dalla bocca per forza i nostri giornalisti che abbiamo speso 4 miliardi di dollari nel dopoguerra in Italia per rovesciare la Chiesa, per corrompere i professori, e sono entrati addirittura nel Vaticano e hanno corrotto la democrazia cristiana. Sono stati loro a corrompere. Ma questo vuol dire loro hanno fallito, perché Gesù ha detto sarò con voi sempre, ma hanno portato questo disordine e stato grazie alla guerra implacabile che ci ha dichiarato il comunismo. Ora la Chiesa sta per riprendersi, perché è finita la guerra. Ora non ci sono problemi, solo i problemi della Chiesa sono riprendersi, rinnovare i valori morali del clero, della città. Chiudiamo con la stessa frase. Io vedo le mie conclusioni sulla mia vita. La vita è una guerra, una lotta che si deve sempre perdere. Non in senso che dobbiamo piegarsi davanti alla sofferenza, ma in senso che dobbiamo dare più che prendere. Dobbiamo sopportare più che aggredire. Io muoio contento perché sono ancora forte, ma forse vivrò ancora 20 anni, non si sa. Ma in qualunque anno io morirò, io muoio contento perché ho lavorato nella mia
di Gesù, relativamente ho corrisposto a tutte le vocazioni, e in prigione sono stato forte, e dopo le mie prigioni ho dato la libertà religiosa a tutto il paese, ho portato 100 ragazzi e ragazze in Italia, in Francia, in Belgio, in Grecia a studiare per preti, per suore, e questo lasciando alla Chiesa un'eredità spirituale. E questo è il mio testamento che lascio alla Chiesa in Albania. Ringrazio l'Italia e gli italiani, che benché voi non siete il popolo più ricco, ma siete il popolo più generoso, e la generosità consiste nel quanto più dai, tanto più prendi. Grazie ai missionari italiani la nostra Chiesa sta per rinascere. Io sono molto contento di avere continuamente, io sono stato invitato in primi dal Santo Padre e in Italia, di conoscere bene l'Italia dei grandi santi come Sant'Arciso, Sant'Agata, Tommaso, Francesco d'Assisi, Maria Goretti e milioni e milioni di altri, l'Italia dei grandi filosofi come Cicerone, Tommaso d'Aquino, Rosmini, Gentile, eccetera, l'Italia dei grandi autori come Dante, Petrarca, Leopardi, Zanella, l'Italia dei grandi compositori, Verdi, Rossini, Bellini, eccetera, l'Italia dei grandi esploratori, Amerigo Vespucci, Cristoforo Colombo, Marco Polo, l'Italia dei grandi scienziati come Alessandro Volta, Enrico Fermi, Meucci, Marconi, l'Italia dei grandi missionari, e dove non si trovano i missionari italiani a irradiare la luce evangelica, la civiltà in tutto il mondo. Basta visitare bene l'Italia, è uno che visita l'Italia, è il paese più non mi ricordo la parola, più bello del mondo, perché là sono il 65% delle opere d'arte mondiale, e quando uno ha visitato bene l'Italia resta poco di curioso di vedere negli altri paesi. Ma devo fare un'osservazione a voi giovani, e questo messaggio l'ho portato anche in Italia: guardate un po' dove hanno impiegato le loro energie spirituali, intellettuali e fisiche i vostri antenati, che vi hanno ereditato un patrimonio così ricco, spirituale, intellettuale, artistico, eccetera. E guardate dove sta sprecando le loro energie la gioventù: nelle discoteche, davanti al televisore, banalità, volgarità, mediocrità, nell'ozio, e bisogna ritornare, vi invito a fare un ritorno alla tradizione e alla autorità dell'Italia della volontà. E grazie della vostra presenza. Chiudiamo con la stessa preghiera iniziale. Il comunismo è un regime di pane e di sangue basato sulla menzogna e sul terrore, è una disorganizzazione organizzata molto più perfetta, non è altro che la personificazione della degenerazione umana. Grazie. 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 Un applauso. Grazie. Spedizione punitiva dal prete per vedere com'è russa.
da speaker. Oggi che giorno è? Non lo so. No, più. Frangere, tu dai, che non c'è collaborazione. Oggi che giorno è? È domenica 13 luglio. Oh, per la cronaca. Sono le ore 9.25. Per la cronaca. E abbiamo appena iniziato i giochi a favore dei bambini di Calivach di Mirna. A favore. Il nostro parroco si sta sbizzarrendo nel fotografare questi stupendi esemplari. Di bimbi calivacini o calivacini o calivacini, ancora che come si dice. Calivasetti? O calivasetti. Ecco Fausto che fa le foto, eh. Inquadriamo il nostro parroco che si sta sbizzarrendo. Un fiammifero. Ecco Fonzo. Il fiammifero, quello per accendere. E oggi che facciamo? Oggi ce ne andiamo, è vero? Oh, il problema della giornata. Dopo questi giorni. C'è un'inquadratura alla casa che mi pare che non sia stata degnata della. Dopo l'inquadratura alla casa è da. C'è qua i cessi, aspetta. Sta qualcuno al bagno. Inquadriamo anche la chiesa in costruzione, per la quale noi siamo venuti. La causa di tutto. La causa di tutti i nostri mali è la chiesa. La chiesa che dovevamo fare l'impianto elettrico, ma non è ancora pronta. La causa di tutti i nostri mali. Ci illudevamo di venire qui e lavorare. Una zoomata sulla chiesa, dai, all'interno della chiesa, vedi? Chiesa che viene continuamente bagnata con quella pomba verde, non siamo ancora riusciti a capire. La pomba verde, adesso la pomba verde che tiene il signore in mano, vedi? Ah, ecco. E per bagnare il cemento, bagnata. Tu non sei geometra, il cemento si bagna. Per farlo solidificare. Bocca aperto, bocca aperto. Di. Inquadriamo anche le splendide montagne che ci hanno visti protagonisti. Infatti. Di altrettanto splendidi camel trophy. Di queste avventure, una zoomata sulle montagne, dai. Stupendo. Adesso inquadriamo anche questa signora in blu. Ecco, dite. È una delle donne più rappresentative di Calivach. Ecco. Più rappresentative. Si vede. Inquadriamola. Saluti. E frattanto, d'altronde, è anche una delle donne più generose di Calivach. Sì, infatti. Perché nonostante la sua immane povertà, però ci ha regalato una collana d'oro. Ecco. Non lo so se è duro, d'argento. Una collana. Ci ha regalato anche la come si chiama? Il foulard. Il maccaturo. La mappina del suo matrimonio che loro qui devono mettere o in testa o davanti al come sinale. Purtroppo la signora sta un po' malata e quindi bisognerebbe. Vabbè, ma provvederemo anche per lì. E a fianco a Sando c'è il seminarista della zona. Ah, Paolini, detto Paoluccio. Eccolo qua che lo zoomiamo. Che ha imparato, la prima cosa che ha imparato è stata la formazione del Foggia. Foggia dei tempi d'oro, chiaramente. Quello è fondamentale. Paolino! Non dell'ultimo Foggia. Saluta! Di forza Foggia! Di forza Foggia, di! Ti vergogni davanti alla telecamera, non vuoi ammettere le tue debolezze? Signori, quella che state inquadrando adesso è la squadra delle ragazze. Speriamo tanto che vinca il campionato, così potremo dire al padre Simon Yubani che qualcosa le ragazze sanno fare. Infatti. Guarda quanto è bellina questa, è stupenda. Di che sei da lì? Vedi ragazzi. E le squadre dei ragazzi sono molto fieri della loro posizione sociale. Vieni morto! Vieni. Andiamo avanti. Allora, Rocco.